Ciao bambini e bentornati al Gormiti Show! Johnny, mai visto che super battaglia? Lo scontro epico, Giada, tra Lord Sol e Lord Eklos, è bellissimo, mi piace, lo voglio proprio ricreare, guarda, facciamolo infatti, tra me. Infatti, guarda, cosa? C'è una sorpresa. Ah sì? Sì, per te e per tutti i bambini. Sì! Wow! Hai visto? Wow, Giada! Lord Eklos e Lord Sol, guarda che belli che sono! Ma è gigantesco! Sì, sono proprio uguali a quelli del cartone, hai visto? Ma Giada, è grandissimo, bellissimo! Aspetta che lo apro un secondo. La magia! Facciamo una bella magia. Brava Giada, se no ci avrei messo almeno 50 anni. Esatto, quindi abbiamo fatto una cosa super veloce. Ma guarda, wow, che belli che sono grandissimi. Allora, c'è da dire che sono proprio uguali, identici a quelli del cartone animato. Guardate bimbi come è fatto bene Eklos, posso muovere gambe, posso muovere braccia, la sua testa, il suo mantello è bello gommoso. Si possono fare anche dei combattimenti, Johnny. Tipo quello che abbiamo appena visto, Giada. Esatto, Johnny. Sei pronta? Prontissima. Allora, ti attacco, intanto arrivo io. Sei pronto, Lord Sol, a perdere? Come Giada, che perde sempre quei collezionabili? Non è vero, Lord Eklos. Allora, vincerò io perché sono dei buoni. Prendi questa sfera del caos. E io ricambio con tempesta solare. No. Calcio. Pugno. Calcio, ricalcio. Vabbè, ti sconfigo. Sì, Giada, va bene. Sono forti entrambi, anche se lui fa parte del popolo dei cattivi e lui popolo dei buoni. È difficile buoni. Sapere chi vince. Sono forti entrambi, non possiamo dire di no, vero? Hai ragione. Però adesso Giada, basta con questa sfida, basta. Però sono belli, voglio giocarci ancora, dai. Allora sì, aspetta, facciamo una. No, perché c'è un'altra sfida. E quale? Giada, non cadermi dal pero. La sfida con i collezionabili. Ah, quella sfida. Sì, quella sfida. Sei pronta a perdere? Sì. No, non sono no, pronta. No, sentito. Sì, falsa. No. Non sono pronta a perdere. Invece sei non prontissima. Vai, fai la magia. Andiamo. Oh, Giada, allora di a tutti i bambini se sei pronta a perdere. No, sono pronta a vincere. Ma dove, Giada, dove? Va bene. Vedrai, allora. Devi usare la mia tecnica. Ho toccato. Devi ascoltare il gormita. Ho ascoltato e secondo me questo è fortissimo. Questo, per esempio, è meglio. Infatti. No, mi sa che siamo già pari. Ho sbirciato. Non guardare. Allora, io ho trovato Ikalos. Io ho trovato Vulcan. Ok, Giada, ho sbirciato, sono sincero, perché sulla card abbiamo entrambi il numero 8. Voglio rifare lo stesso giochino che facciamo spesso. Io ti passerò il mio gormita. Non barare, no, però, non baro. Perché se vinco no. So già che mi abbassi il numero. No, giuro. Io ti passo il gioco, mi passi il tuo. E passamelo. Tu hai il numero 1. Visto che non posso barare. E io il numero? 1. No, ho il numero 3, quindi ho vinto io, Johnny. È vero. È vero, c'è il numero 3, hai vinto. Vabbè, una volta che vinci tu, va bene, ci sta, no? Abbiamo vinto più volte, non una volta. Vabbè, e basta. Se su una dita di una mano ne conto una, due, tre, quattro massimo, dai. No, non è vero. Invece le dita di una mano mie non bastano per quante allora, volte ho vinto. Allora, aspetta, adesso sì. Però sì. Dobbiamo andare alla bacheca gormitica. E andiamo alla bacheca gormitica.
Ora è arrivato il momento della bacheca gormitica. Oggi è arrivata una bellissima foto. Ma quanta di tenerezza. Una bambina. Quanta tenerezza in questa foto. Sì, Johnny, sono nuova gormita, Lady Carrion. Giulia, tu sei Lady Carrion, sei bellissima. Wow, stupenda. Sì, ma proprio una super fan, c'ha pure Telimare. Davvero, ma tantissimo il paso. Telimare, il gioco dei gormiti. Il cappellino. Wow, magliette, il costume di e Carrion. E il travestimento anche, che secondo me è così. Ha due bracciali. No, fantastica Giulia. Sei super fan. Sei fantastica, grazie. Grazie per questa foto, davvero. Mandateci la foto anche voi bambini, mi raccomando. Sì, magari se avete dei travestimenti o delle foto, qualsiasi cosa, sì, basta andare sul sito gormitishow.com e inviarci tutto quanto. Esatto. Siamo super felici di vederlo. Esatto, sì, grazie Giulia. Niente, Giada, è finita la puntata. Cosa devono fare i nostri amici? Continuare a seguirci sui nostri canali social, Facebook, Instagram e il canale ufficiale di YouTube. Bisogna iscriversi al canale perché così rimanete sempre aggiornati su tutte le novità. Esatto, perché escono video, episodi, cartoni animati, un sacco di cose. E anche mettere tantissimi like. Pollicini. Un saluto da Johnny e Giada. Ciao.